Ad un mese dall'approvazione del piano anti-mini market nel centro storico varato dal Comune di Firenze, quasi metà degli esercizi controllati dalla Polizia Municipale non sono risultati in regola. Su 70 mini market controllati ci sono state ben 31 sospensioni per vendita di alcolici dopo le 21 e 3 per vendita di alcolici a minori. Il nostro bilancio a oggi ci dà 28 verbali fatti con relative 2 giornate di sospensione dell'attività e abbiamo trovato anche però 3 vendite a minori di 18 anni e di 16 anni. Sono molto soddisfatto perché alcuni obiettivi dell'amministrazione, penso a questo sul tema di una nuova regolamentazione per limitare l'abuso di alcolici e quindi riportare pace sociale in un contenitore, quello dell'area UNESCO che merita tanto rispetto, era uno degli obiettivi, è stato raggiunto. Io ho accompagnato gli agenti della Polizia Municipale in alcune occasioni, lavorano con impegno, con dedizione la notte per cercare di garantire il rispetto di questo regolamento, anche se ripeto ancora molto dobbiamo fare perché verifichiamo che le violazioni sono ancora presenti, ma continueremo. Un altro tema io credo molto importante in città, su cui anche il sindaco si è speso molto, è l'azione di contrasto a fenomeni di occupazione abusiva di alcune aree che portano degrado, marginalità sociale. E nei giorni scorsi siamo intervenuti alle Piagge, un quartiere che ha bisogno della nostra presenza, la Polizia Municipale sta facendo un lavoro molto importante e qualche giorno prima era intervenuta nell'area di Castello, qualche giorno prima ancora nell'area dell'Ippi, quindi anche fuori dalle mura del centro storico dove è molto importante la nostra presenza. Penso ancora a un tema molto importante, le cantierizzazione della tranvia. Noi abbiamo migliaia di pattugliamenti della Polizia Municipale lungo i cantieri che rappresentano un'importante opera di fluidificazione del traffico, di presenza